Cinisi rappresentò per Meli la prima e forse la più importante, forse ancora di più unica, uscita e allontanamento da Palermo. Il che, bisogna dire subito, gli giovò moltissimo, perché lì fu a contatto con la natura immediatamente, per le situazioni ambientali in cui venne a trovarsi, e contemporaneamente anche fu un modo per evadere dalla grande città, dai rapporti con gli aristocratici che ben presto aveva intrattenuto la città di Palermo. E a Cinisi poté approfondire soprattutto quello che aveva sperimentato e studiato nelle aule della Regia Accademia di Medicina di Palermo. E lì la medicina diventò qualcosa di molto concreto, diventò un'occasione per studiare da vicino i malati, le malattie che colpivano i contadini e i marinai. E la cosa più importante, a mio parere, però, di questo rapporto con Cinisi è rappresentata dal fatto che qui abbiamo forse chiaramente e visibilmente quello che poi invece la conoscenza e la critica storica e letteraria ha sommariamente in qualche modo capovolto. Cioè abbiamo Meli medico, prima medico e poi poeta, o perlomeno poeta e medico, diciamo, nello stesso tempo e con la stessa intensità ed importanza. A Cinisi e nei dintorni, Meli, come sappiamo, trovò ispirazione per i suoi poemi più importanti, in particolare la Bucolica, che terminerà dopo la sua permanenza in quel luogo. E lì a Terrasini, soprattutto con la famosa grotta della Perciata, cioè il buco nella roccia che sta in riva al mare, o a Piano Margi da Margita, cioè da luogo paludoso, dove c'era appunto una fonte, dove lui amava passeggiare, ritirarsi in solitudine, lì scoprì non solo il rapporto col mondo della natura. La natura significava conoscenza, significava rapporto con il mondo della scienza, non tanto e semplicemente contemplazione, tradizione letteraria che dal mondo classico si riversava sul moderno, ma una vera e propria forma di conoscenza, di sguardo più moderno che Meli riusciva a realizzare in quanto prima di tutto medico. Medico che scriveva poesie, che amava la poesia. E gli studi sul ragnatello, cioè su un caso di un uomo tarantolato, oppure le riflessioni su un meccanismo della natura, traggono tutte profitto e si giovano della presenza e della riflessione di Meli per quelle campagne, per quelle colline, sulle rive di quel mare. È lì che, diciamo, Meli ebbe la sua prima grande formazione e in cui, possiamo dire, ebbe coscienza di se stesso, cosa che l'avrebbe portato negli anni successivi a una crescita sia come medico, ma soprattutto a noi interessa come poeta e come intellettuale, che riuscirà a rappresentare una punta nel quadro del panorama culturale palermitano. La pianta per 3 mesi.